Ragazzi, dove vi ho portato? Sono qua con Giamba da Motosplash e dire che questo posto è solo un motolavaggio sarebbe riduttivo, perché mi trovo in un garage che ognuno di noi motociclisti sognerebbe di avere sotto casa. Lascio la parola a Giamba, da quanto tempo porti avanti questa attività e poi che cos'è questo luogo? E noi siamo aperti dal 2007. Quindi sono un po' di anni, laviamo moto, solo moto, e questo luogo è un punto di divertimento, di un Luna Park, è un punto dove ci si ritrova in allegria, si passa anche delle serate, perché all'interno c'è anche l'associazione Sciapa la Moto, dove facciamo delle serate a tema, dove vengono degli ospiti. Comunque è un punto vivo, ecco, diciamo così. E infatti ho conosciuto questo luogo solo un anno fa con la presentazione del libro di Miriam Orlandi, una grandissima motoviaggiatrice che saluto. Aveva presentato il libro Io Parto e aveva fatto una sessione qui serale dove parlava dei suoi viaggi in Australia e Nuova Zelanda. La serata è stata epica, perché comunque birra, salamella. Le nostre serate comunque sia sono molto genuine, siamo molto easy, birra, panino, allegria. Qui vengono piloti del mondiale, piloti dell'enduro, piloti del supercross, lì c'è l'Hall of Fame dove ci sono tutte le firme di chi è venuto. All'estetica di questo posto lo conferma, ci sono centinaia di... Come avete fatto a trovare tutte queste moto da mettere qua in alla esposizione? RiceSubito.it. Un luogo come questo che diventa alla fine un luogo di culto per gli appassionati. Io ricordo bene quella sera e sono le serate genuine così che mi mancano. Speriamo di ripartire presto. Come state andando con questo periodo? Come lavaggio, solito, siamo aperti, come associazione siamo fermi, facciamo delle piccole cose di beneficenza, abbiamo fatto la pesca del sorriso, che è un modo per aiutare altre associazioni che hanno bisogno di sovvenzioni, quindi è una pesca dove tutto il ricavato va in beneficenza, aiuta chi aiuta, ecco, diciamo così. Come si fa a partecipare se qualcuno vuole? Uno viene qua, è un gioco molto semplice del Luna Park. Perfetto. Quindi bisogna venire qua, io lascio l'indirizzo del luogo qua sotto e anche in descrizione, qua siamo zona Corvetto, insomma Milano Sud. È più figo dire Prada. Adesso si dice Supra, c'è Nolo, Supra. Vero, hanno fatto adesso anche Supra sarebbe sud di Prada. È una bellissima iniziativa. Bisogna sempre far del bene. Bene, bene, anche perché poi il bene ritorna. Sì, sempre. No. Mi sono dovuto fermare perché tutti i vestiti bagliati. Questo qui è un progetto che noi stiamo finanziando. Perché te porti queste cose qui negli ospedali. Ah. E le lasci lì. Per così i bambini quando sono stanchi stare lì con la flebo, vedi, che c'è il porta flebo e tutto, le porti in giro, capito? Quindi il bambino sta qua, papà. E qui dietro il bambino è nelle corsie. Devo dire che qua ho visto arrivare arleisti con moto già pulite. Il livello di sporco di una moto è sempre soggettivo. Ma questa qui un po' sporca lo è. Dai. Bello lavarsi la moto. E quindi ti volevo chiedere, la lancia sul radiatore è pericolosa? Un tempo c'erano i radiatori che erano veramente veramente delicati. Oggigiorno no, oggigiorno i radiatori sono molto molto più resistenti, tanto. Guarda, fammi togliere i braccialetti delle piste. Ecco, ma sì, che io li ho sempre tenuti così per ricordo. Quando ho portato il phaser ho fatto un reel per chi non sa che cos'è, è una sorta di... è il nuovo TikTok di Instagram, cioè sono dei video brevi, 30 secondi di video montati velocemente. Non lo sapevo. Come se fossero delle storie, a me l'hanno detto un mese fa. E io dopo il viaggio che ho fatto, Corsica, Sardegna e Sicilia, ho portato la moto qua perché ho fatto una marea di sterrati, fango, cioè la moto era irriconoscibile ed è tornata nuova, un phaser che c'ha praticamente 10 anni, è tornato nuovo, anche le plastiche, pazzesco. Poi è incredibile anche la durata di un lavaggio moto. Un lavaggio completo vai dai 35-45 minuti.
Ah. Poi se la moto è sporca ci metti anche un'ora. Quindi consigliamo di si può prenotare? Il giovedì. Il giovedì si prenota il lavaggio, è possibile di prenotare il lavaggio, quindi vieni qua, lo farai dove vuoi. Perché poi questo servizio qua fate anche sgrassamento e ingrassamento capelli. La cosa migliore sarebbe sempre olio motore. Olio motore? Per le catene sarebbe meglio l'olio, però è impossibile. Cioè lo fai. Ma non schizza via? Certo. Sì, nel sì, senso, sì, ti sì. devi mettere lì, le goccettine. E poi aspettare un attimino che si impregni, perché sennò schizza via tutto. Lubrificante fa più veloce. Spettacolare. E adesso cosa si fa? Questo qui è il lavaggio super con sgrassaggio e ingrassaggio della catena, sgrassata tutta la moto, e adesso andiamo a lucidare la moto. Ma possiamo sapere quali prodotti usate, così se qualcuno volesse replicare? Noi usiamo dei prodotti veramente buoni, veramente ottimi, e sono di Petronas Durance. Vediamo, ok. In più parole sono quelli che usa Morbidelli o anche le frecce d'argento di Hamilton, ecco, diciamo così. Quindi sono prodotti specifici per moto, non per macchina, okay. Ma per moto. È molto importante. Perché cosa questo. Cambia? Perché la macchina è nata per stare in strada. Ok. La moto non è nata per stare in strada. Quindi ha dei materiali molto più delicati. Ok. Quindi molte volte c'è un gran problema che tanti di voi vanno agli autolavaggi fai da te. Sì. E usano questi prodotti che vanno bene per le macchine. Chiaro. E molte volte cosa succede? Che le anotizzazioni si rovinano. Okay. Proprio qui se te usi lo sgrassatore dei cerchi delle macchine sì. sui cerchi della moto, la moto... Lo uso, lo faccio sempre. Se te usi quelli della BMW... Però all'autolavaggio mi hanno detto l'importante è che non lo fai su superfici delicate. Delicate. Vedere quelle cose che ha rovinato. Guardi le forcelle. Ah. Hai visto come sono ammacchiati? Sì. Perché questi qua i cerchi Nergal. Ok. Che non è stata verniciata un modo che resiste bene, è Nergal. Però se tu avessi usato questi prodotti su dei cerchi di alluminio, avrei macchiato tutto. O quelli sui cerchi tipo a raggi delle BMW, cose genere. O le moto che hanno il telaio di alluminio lucidata. Viene tutto rovinato. Comunque già questo è macchiato per quella colpa roba di là. Questi prodotti sì. Perché sono prodotti aggressivi che vanno bene per le macchine, perché i cerchioni delle macchine ci pisciano i cani, sale dell'autostrada, sì. Quindi sono veramente più protetti dal materiale che loro sono stati fatti, e moto invece no. Okay. Ricordate che ci vuole olio di gomito, cioè, che non è che lavorare, c'è un prodotto che certo. pulisce, no. Bisogna perderci tempo, avere l'acqua Ciao. Calda, avere una lancia, avere dei prodotti specifici. Ok. È tutto. Questo prodotto qua fa scivolare praticamente l'acqua. Sì, ci sono questo prodotto qua che è un lucida, comunemente parlando, lucida cruscotto, che non è altro che ringiovanire, rinvenire il colore nero delle plastiche, okay. e gli dà una patina di silicone in modo di farlo ingrassa, diciamo così, la plastica. Ok, la rende viva, come se fosse come il prodotto per il legno. Bravissimo, questo è il prodotto legno, per la plastica. Poi, la rende più scura anche un attimino. Questo più. Qui c'è questo prodotto per la plastica, poi ci sono altri prodotti per la carrozzeria, c'è il prodotto per l'alluminio, ci sono vari prodottini che la gamma Petronas fa. È anche profumato, devo dire. Ti droghi. E poi ho una macchietta qua. Ogni tanto mi piace viaggiare col GSX-R anziché col Fazer. Chi è che dice che con un GSX-R non puoi caricare nulla? Guarda qua. Con il ragno dietro. Ma lì questo qui, a parte che l'hai rovinata perché forse è, però... Ha sfregato, perché io poi mi faccio le staccate anche con la però basta borsa prendere dietro. Poi comunque una cera e si... Sì, tipo pasta abrasiva. Sì, ci sono queste cere qua, non sono della Petronas, ma sono prodotti un po' più specifici
da carrozzeria. E c'è anche della Petronas. Sì, però questo qui è nera. Ah, ok. È una cera che dà il colore nero. È un polish nero, vedete. Ok. Abrasivo lucidante. Giamba, possiamo anche dire spannometricamente i prezzi dei lavaggi? Certo, nessun problema. Sono scritti là, lavaggio di una moto così va dai 25 euro a 40 euro, a seconda del lavaggio che uno sceglie. Mm-hmm. Da lavaggio base a lavaggio nanotecnologia. Si sembra un prezzo alto rispetto a quelli che conoscete degli autolavaggi, che più sì, o meno sono sì. di 20 euro dentro o sì. fuori. Però qua le moto sì. le trattano con i guanti e devo dire che è un servizio eccellente e grazie veramente di esistere, perché cioè io ho visto la differenza tanto sul Fazer, perché è una moto vecchia, ci ho fatto di tutto ed è tornata veramente nuova. Questa qui è una pasta sempre abrasiva, oh, sempre okay. da memoria, di nuovi graffi. Ogni moto, ogni cliente ha un suo tempo. Se venite qua e pensate di far veloce, no. Qui dentro la fretta non deve esistere. No, non deve esistere. Adesso la moto è talmente pulita che non, cioè, secondo me non la tiro più fuori dal garage. Cioè. Adesso ti dà un altro prodotto. Poi ti dà un prodotto rain off, uh-huh. che quello ti fa scivolare via l'acqua. Ok. Che quello lì è bello. Come quello che si mette sulle visiere dei caschi. Per... È la stessa identica cosa. Ok, è venuto via, ragazzi, è venuto via. È tornato il nero originale. Allora Giamba, che dire, il miracolo è stato fatto, il GSX-R splende come grazie. Se fosse uscito oggi e non 13 anni fa, e io veramente ti ringrazio per la tua ospitalità qua e nel tuo piccolo grande impero che ti sei creato in questi anni. Grazie a te di essere venuto a trovarmi, fai pubblicità, assolutamente. Parla bene, perché il passaparola è la miglior pubblicità è che vero, c'è. È vero, e complimenti ai ragazzi per l'ottimo lavoro. Se vi piace come è venuto il GSX-R, lasciate un commento, mettete un like e iscrivetevi assolutamente al canale con la campanellina. Top!